È stato inaugurato in centro storico a Lucca il centro studi di storia contemporanea Carlo Gabrielli Rosi. La sede si trova in via Mordini e custodisce faldoni d'archivio dell'Associazione Toscana Volontari della Libertà, le storie dei partigiani cattolici e autonomi da Manrico Duceschi, detto Pippo, a Leandro Puccetti, l'archivio di Walter Ramacciotti e numerosi documenti legati al Novecento, a Maria Eletta Martini, Augusto Mancini e molte personalità della città e della provincia che hanno contribuito ad edificare il percorso democratico del nostro paese. Il centro è diretto da Simonetta Simonetti e Andrea Giannasi e si arricchirà di un comitato scientifico con studiosi provenienti da tutta Italia. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Lucca Mario Pardini, l'assessore regionale Stefano Baccelli e il provveditore Donatella Buonriposi. A Lucca nasce il Centro Studi di Storia Contemporanea Carlo Gabrielli Rosi, un luogo di documenti, di fotografie, di diari di guerra, di memorie che raccontano il territorio, raccontano Lucca, raccontano una lunga storia che fortunatamente è salva, ora sarà tutto digitalizzato e presto riusciremo ovunque e chiunque riusciremo a raccogliere, vedere e studiare quello che ancora è sepolto nei nostri archivi.